Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo appuntamento dedicato alle nostre Young Timer da mettere in garage. Ho visto che mi scrivete, no? No, ma cavoli, non tratti mai, in questo caso, una Mercedes, una Stella, come mai non ti piacciono? No, mi piacciono, ho anche alcune Mercedes particolari che poi più avanti vi dirò. Comunque, mi piacciono. Io, come vi ho detto, vi mostro le Young Timer non perché chiamo il proprietario o leggo la mail delle persone che gentilmente mi scrivete che avete le automobili, ma vi voglio mostrare quelle che comunque sono da me in riparazione per poter spendere anche due parole sulla macchina che magari ci tenete anche a sapere. Non è, se no, ve l'ho già detto, avrei preso un elenco di automobili, avrei chiamato i proprietari rispettivi che con le amicizie e con le conoscenze li troverei, però così secondo me è una cosa un po' più vera. Quindi, in questo caso vi proponiamo una Mercedes 200 Cabrio della serie V124. Allora, rispetto al Berlina, che ne hanno vendute tantissime, era una macchina dalla solidità tedesca eccezionale, il Cabrio, allora, già il CE, che è il coupé, è abbastanza raro. Diciamo, nella motorizzazione 200 come questo era comune, ne hanno vendute tante. Molto molto più raro il 300, perché con l'IVA al 38% un 3000 di cilindrata non era l'ordine del giorno preso in Italia a quei tempi, anche se comunque il boom economico era sicuramente migliore di oggi. Il 200, il Cabrio, scusatemi, del 124 è sicuramente una macchina molto più particolare, di un'eleganza secondo me spaventosa. La sorellina piccola dell'SL, un po' più economica naturalmente. Questa è in motorizzazione 4 cilindri, più comune rispetto al 300. Secondo me, dopo magari parliamo delle condizioni della macchina, che in questo caso sono molto belle, un ottimo conservato. Secondo me, quando si va su autovetture particolari, sapete cos'è la cosa più importante? Chiaramente dopo le condizioni, che deve essere bella. Allora, le condizioni e essere bella l'abbiamo già appurato. Un'altra cosa importantissima, perché è vero che va a gusti, però la maggior parte delle volte mi danno ragione, è la combo colori. Cosa vuol dire? Una volta si tentava a essere meno, ad avventurarsi meno nella scelta dei colori. È più difficile trovare automobili storiche che abbiano dei rapporti esterno-interno con tutte le varianti che si trovano ai giorni nostri. Quindi trovare una Mercedes nera o argento con l'interno nero è molto comune, o comunque è facile da trovare. Poi se ne trovate una in ottime condizioni, compratela comunque, ci mancherebbe. Questo non vuol dire che non dovete comprare le macchine argento o nere. Però dopo aver appurato le condizioni ottime c'è sicuramente il discorso combo colori. Un colore amaranto, bordeaux, con l'interno in pelle beige molto chiaro, quasi tendente al ghiaccio, è bellissima. Voi immaginate questa macchina, la stessa automobile, con le stesse condizioni di colore argento con l'interno nero. Al 90% di voi sicuramente perderebbe un bel po' di fascino. Quindi, dopo aver visto le condizioni e resto, puntate sempre alle combo colori, perché vi tornano tutti indietro nella vita, ragazzi, in un futuro di rivendita. Perché, ricordiamoci come dico sempre nei miei video, uno non deve avvicinarsi al mondo delle storiche, delle Young Timer, per speculare sulle automobili, ma per magari mettere via qualche soldino che ha da parte lavorando onestamente, comprandosi qualche macchina che non sia un vuoto a rendere. Quindi cerchiamo di investire, tra virgolette, i soldi nella miglior modo possibile, nella maniera più oculata, prendendoci quello che ci piace. Non è che dovete comprarvi una macchina che reputate un cesso solo perché è valutata o pensate si possa rivalutare. Prendete quello che vi piace, perché la vivete in modo diverso. Parentesi. Comunque, una macchina così, bordeaux, verde, blu, con un interno chiaro, è sicuramente molto più richiesta e vi permette di distinguervi dalla massa un domani che dovete vendere la macchina. E i collezionisti guardano molto a questo. I tedeschi, come allestimento base di queste macchine qua, non erano il massimo della vita, perché se vi ricordate che tessuto aveva, quadrettoni o comunque queste versioni qua base erano proprio abbastanza bruttarelle, però Mercedes come BMW all'epoca si faceva pagare tutto, tutto, era tutto optional, qualsiasi cosa. In effetti ci sono una varietà di macchine e di allestimenti enorme, perché comunque sia è difficile anche trovare una macchina con l'allestimento che magari vi piace. Però ragazzi, quando trovate una macchina in queste condizioni, portatela a casa. Il Cabrio, io non sono un amante delle Cabrio, ma perché
utilizzando anche molto poco la macchina nel periodo estivo e vedo la macchina cabrio, non lo so, è una questione personale, quindi non è che voglio inculcarvi la mia idea, ma la vedo come una macchina pericolosa in caso di sinistro. Ma è una cosa mia, io non pretendo che la gente la pensi come me. Però c'è da dire che è molto fascinosa. So che non si può usare magari questo termine qua, ma è veramente bellissima. Rende il veicolo completamente diverso, perché se voi pensate che questa macchina qua, io un 200 berlina col motore 2000 non lo comprerei mai, ma non perché non va bene, ma perché la vedo fondamentalmente una macchina vecchia, cioè vecchia ma con un motore che non è all'altezza della macchina. Già un 300, parliamone. Poi sono gusti, io vi racconto la mia di storia. Però quando guidi questa con un 200 sotto, non cerchi le prestazioni. Infatti, quando la proveremo anche sulla strada, quando guidi queste macchine qua, o comunque quando guidi macchine con personalità, che possa essere un motore spinto o un motore tranquillo, ti trasformi, cioè adegui la tua personalità al carattere della macchina. È quello che ci rappresenta. Io sinceramente un 200 cabrio bello come questo, se lo trovassi e ne avessi le possibilità, naturalmente, lo comprerei. Quindi io voglio farvi vedere questa macchina qui, come è arrivata ai giorni nostri, quali sono le cose da stare attenti, veramente poche. Una parolina sui ricambi, perché è vera la leggenda che si trova tutto di quello che vogliono loro, perché comunque ci sono delle parti che sono esaurite anche su Mercedes, quindi non è che si trova veramente tutto. Rispetto alle nostre è un lusso, se le fanno pagare si ordinano con la sua pazienza e arriva quasi tutto, ma non dimentichiamoci che ci sono delle parti dedicate. Questo in molti punti non è un 200 normale, ma è un cabrio, quindi fatto in maniera completamente diversa, e alcune parti purtroppo bisogna ingegnarsi delle modifiche perché sono esaurite. Questo mi spiace dirlo, però anche su Mercedes ogni tanto capita, anche nelle migliori famiglie. Quindi adesso vediamo un'occhiatina sotto il ponte, un'occhiatina nel vano motore e due paroline su come scegliere la nostra Stella nel migliore dei modi. V124, ragazzi, V è il telaio, chiaramente 124 è il modello. MVS, modello versione serie. Allora, prima nasce nel 1985-86, non aveva i fascioni sulle fiancate come a questa, quindi antecedente al restyling, nasce con soltanto i listelli sulle portiere senza i fascioni sottostanti. I motori che girano bene o male, chiaramente questo è un po' più evoluto, però i motori sono sempre quelli che girano, sono praticamente eterni, ci sono con motorizzazioni 8 valvole e 16 valvole, anche il 16 valvole ha due tipi di iniezioni diverse, quindi a differenza degli anni in cui è stato messo e prodotto, cambiano qualche versione, cambia qualcosa. Questo è un esemplare del 1994, dotato di doppio airbag, quindi airbag sia lato conducente che passeggero. Sono macchine che sono praticamente dei muli, dei carri armati, quindi quando vedete volanti molto consumati o pomelli del cambio molto consumati e chilometraggi da 150.000 km, non sono quelli, perché questa macchina qui ne ha 121.000 dentro, è intonsa, e parlo di pezzi a vista di usura come volante, pomello e resto. Quindi è vero che dipende anche come è stata tenuta, però questa è una macchina veramente votata per fare tanti chilometri in autostrada. Il cabrio un pochino meno, perché comunque chi compra le macchine cabrio non hanno sicuramente lo stesso comfort delle berline delle coupé, però sono macchine portate per fare tanti chilometri. Quindi qua, a differenza di altre auto, la meccanica difficilmente vi darà delle noie, dei problemi. Pensate all'originalità e alle rifiniture dei particolari, perché chiaramente non dimenticatevi che è sempre una Stella e i costi non sono indifferenti. Andiamo a vederla sotto per vedere le condizioni meccaniche di questa macchina. Ok ragazzi, l'abbiamo alzata, qui chiaramente si presenta come sopra, è veramente bella. Le cose da stare attenti su questa macchina qua, quando importata, perché non sono molto diffuse queste macchine, quindi vi potrà capitare di importare magari una macchina dall'estero o che ha passato del tempo all'estero.
attenzione ai sottoscocca, perché vi possono capitare di marcire. Erano molto 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 buone, però comunque sia, in alcuni punti può capitare che si annidi magari un po' di sale o qualcosa, come dico sempre nelle macchine che provengono dall'estero, guardare bene il sottoscocca. Per il resto è una macchina, ragazzi, posso dirvi, esente da problemi. Le boccole delle leve delle marce, ma questo si trova tutto, si spaccano queste boccole qui e prendono gioco i selettori della leva delle marce, i soliti giunti dell'albero, ma parliamo di sciocchezze. In questa macchina è stato cambiato il catalitico, il catalizzatore nuovo, magari era rotto, quindi probabilmente è stato lesionato, è stato sostituito, come hanno cambiato anche il resto della marmitta. Per il resto, dietro è veramente veramente difficile che queste macchine abbiano qualcosa. Guardate i differenziali, cioè non ha neanche una perdita, questo è grasso, cioè non arriva neanche a metà del differenziale, quindi l'eternità secondo me tedesca si vede. Poi non sono motori spinti, sono macchine come le BMW relativamente semplici da sistemare. I giunti dell'albero di gomma sono fatti come le nostre 75, ma chiaramente avendo potenze molto molto limitate non si spaccano e non si frantumano magari come le nostre. Però sotto guardatele bene di carrozzeria, guardatele bene come interni, ecco, come radiche. Queste macchine qua qualche problemino alle radiche che si spaccavano le hanno, anche sull'SL, sono molto costose, esistono aziende che le ripristinano, però uno dice, ah ok dai, la macchina sotto è bella, le radiche rovinate, fate delle valutazioni, perché comunque a riparare tutto un set di radiche, escluso il montaggio, non vi bastano 500 euro a rifare le radiche, quindi pensateci su un attimo. Questo non vuol dire di non comprare l'automobile, però mettete tutto su un piatto, perché ci sono alcune cose che non si trovano più. Per esempio, una stupidata, che non è questo il caso perché questo è un 200, ma l'alzavetro della CLK, quindi una macchina del 2000, in Mercedes, non originale, non esiste. In Mercedes non esiste più. Quindi, ed è una Mercedes, della CLK. Quindi sicuramente di questa macchina ci sono particolari dedicati al cabrio che non esistono più. Come magari le guarnizioni del triangolo dello specchietto che fanno fruscio anche quando la macchina va, perché qualche fruscio aerodinamico questa come l'SL ce l'aveva. Sono sempre cabrio che hanno quasi 30 anni, quindi non pensate di mettervi a 130 all'ora in quinta e viaggiare come un berlina. Dopo, quando la proveremo sulla strada, vi renderete conto. Quindi qualche fruscio è accettabile, certo non deve esserci dentro una tormenta in macchina, perché sennò c'è qualcosa che non va. Le capote sono un costo anche ripristinarle, perché hanno un sistema idraulico di chiusura e apertura molto complesso, quindi mi raccomando, i cabrio prendeteli con la capote che funziona, oppure se non funziona lasciate perdere quando vi dicono sì, no, ma non funziona, ma è una cazzata, c'è uno stantuffo. Va bene, io gli risponderei così: guarda, è una cazzata, te lo pago io la riparazione, oppure ti pago quando è pronta, tu portamela che funziona, la controllo, poi se è tutto ok ti compro la macchina. Però quando mi dicono è una cazzata ma non la riparo, per me non è una cazzata, altrimenti l'avrebbero fatto loro. Quindi attenzione, sia questa e anche l'SL, che poi vedremo in altri video, hanno problemi delle capote, hanno perdite di olio, infiltrazioni di acqua, quindi devono essere a posto. Ci sono gli esemplari a posto, meritano di essere pagati il giusto. Spendete qualcosa in più, ve lo ripeto sempre. Oppure, se prendete una macchina, non dico di non comprarla, bellissima, cabrio che non va alla capote, mettetevi dalla parte della ragione, perché potrebbe essere un'incognita. Quindi, Gab, adesso bisogna provarla sulla strada, vero? Io devo avere sempre la mia spalla, perché non mi ricordo mai. Va bene, adesso la proviamo sulla strada e vediamo come va questa stella. Come dicevo prima, ragazzi, un'automobile votata al comfort, un cambio dolcissimo, morbidissimo, senza impuntamenti, non è un cambio sportivo o magari ruvido dove si sentono gli ingranaggi come può essere quello delle BMW, che senti che è diretto. Questo è un cambio molto morbido, preciso, però morbido. È proprio una, anche come ammortizzatori, questa tra l'altro ha gli ammortizzatori un po' scarichi di suo, è un intervento che dovremmo andare ad effettuare, però tranquilla. Rumori, a parte
quelli dello staff della telecamera. Però rumori la macchina non ne ha. Ecco ragazzi, quando prima vi parlavo di comfort e di dolcezza di guida, mi riferivo a questo. Quindi un cambio votato proprio alla tranquillità, non che non sia preciso, anzi è precisissimo, però molto molto dolce, tranquillo, rispetto a quelli delle BMW, meno ruvido, dove si sentono gli ingranaggi. Questo è molto più pacioso, tranquillo, un motore che tanto che schiacci o che non schiacci va allo stesso modo, quindi è proprio una macchina votata al comfort. Ed è giusto che sia così, perché è un cabrio. La cosa che, tenuta di strada buona, chiaramente non chiedetegli prestazioni da super sportive, altrimenti quando fate le curve veloci toccate le orecchie per terra. Non che non stia in strada, però tende sicuramente ad avere un certo rollio, un certo beccheggio. È una macchina comoda. Mi viene da pensare, no? Quando dico che le macchine poi ti trasformi quando le guidi, questa macchina qui l'aggiungerei alla collezione, proprio perché quando la guidi col fascino del cabrio. Tra le altre cose, essendo un cabrio, rumori al suo interno di buche, avvallamenti, sapete che comunque quando c'è la capote, questo è già un sistema completamente automatizzato già nei primi anni 90, quindi qualcosa come l'SL di molto molto buono e di costoso quando si rompe. Comunque, non sentire alcun tipo di rumore significa che la qualità costruttiva e l'ingegneria usata, ingegneristica, scusate, era sicuramente molto all'avanguardia, molto buona. La qualità dei materiali è eccelsa, lì abbiamo un kit di radiche completamente restaurate che il cliente vuole sistemare, perché abbiamo, vedete che ci sono, non so se riuscite, due motivi diversi, uno è del berlina, uno è del cabrio, quindi li ha prese tutte, li ha fatti restaurare, li ha fatti sistemare, li ha unificati. Si sentono gli spifferi e più che altro provengono dalla guarnizione specchio anteriore destra. Lui ne ha trovate due nel mercato dell'usato che mi ha portato da visionare insieme e vedere quale è meglio da poter utilizzare. Questo purtroppo un po' ci si deve adattare, perché i ricambi sono quello che sono. I ricambi specifici ci sono, però molti ricambi specifici sono inevasi. Guardate cosa vuol dire quando queste macchine si dice che sono fatte per durare nel tempo. Guardate il volante. 127.000 km, che non sono niente per questa macchina. Questo è rivestito in pelle, eh? Questo, vedete le cuciture qua, è tutto rivestito in pelle. Il cabrio è rivestito in pelle. Il cabrio, scusate, non il cambio, il cabrio è rivestito in pelle il volante. Però 27 anni, 26 anni, quello che è, volante intonso. Pomello del cambio perfetto, con ancora le sue serigrafie dei numeri perfettamente visibili. Si guida una stella. Quindi, poi in allungo va anche lei, eh? Però è proprio una macchina fatta per andare tranquilli. È fastidioso purtroppo questo rumore aerodinamico che proviene solo dalla zona anteriore destra, quindi mi sento di dire che il resto della macchina, abbassiamo anche un pochettino il riscaldamento, oggi è una giornata molto fredda, e come climatizzazione direi ottima, bocchette disposte in maniera molto intelligente per coprire l'abitacolo. Per essere un cabrio, se non ci fosse quell'infiltrazione di aria sulla destra, potrei dirvi che è comoda come un 200 CE, e questo vuol dire tanto, perché i cabrio, io quelli che ho provato, o li senti la vibrazione, lo spiffero di qua o di là o sopra, o fa rumore la capote. Quindi questa è una macchina che è invecchiata bene, è un ottimo conservato, speriamo di riuscire a risolvere quel piccolo problema. Dopodiché il mio voto come cabrio è 10, che si sta già viaggiando ad andature abbastanza sostenute, no? Quindi i rumori aerodinamici, i frusci aerodinamici si sentono. Altro problema delle Mercedes, che accomuna non soltanto le V124, è il galleggiante della benzina. Quindi vedete che può sembrarvi il quadro strumenti, ma in realtà è il galleggiante, perché tendono ad arrugginirsi le piste dentro. Magari a volte basta, se si è fortunati, basta anche solo pulirlo e si riprende, perché se vi segna zero e non si accende neanche la spia della riserva, è sicuramente un problema di galleggiante benzina. Questo purtroppo un po' soffrivano, sono delle fesserie ragazzi, però quando si fa l'elenco delle cose per avvicinarsi a una macchina, è giusto nel limite del possibile anche spiegarvi i suoi magari difetti. Ammortizzatori, questa già di suo è una nave, qui in più sono un pochettino scarichi, quindi
ti portano a dire ok, vado via pian pianino, ecco. Frenata buona, chiaramente le prestazioni non sono elevate, quindi posso dire che in relazione alla motorizzazione la frenata è addirittura ottima. Questa anche l'ABS, mi pare, anzi senza mi pare. Attenzione, un'altra cosa, questa è dotata di doppio airbag. Il cavo spiralato dietro l'airbag, dietro il volante, dove c'è il devio luci, costa veramente molto e avevano il problema, con la vecchiaia, di guastarsi. Quindi, quando comprate una storica Mercedes, parliamo di questa macchina oggi, una storica Mercedes con la spia SRS accesa, che vi dicono è un contatto, attenzione, che magari quel contatto lì, se ci guardano, è meglio. Perché se è il cavo spiralato, è un costo, e non tutti i cavi spiralati di tutte le versioni si riescono ancora a trovare. Questo qua probabilmente, anzi senza probabilmente, è in comune al 200 berline e al 200 CE, quindi non dovrebbero esserci problemi, ma ci sono dei cavi spiralati specifici o che non si trovano o che costano veramente come la macchina. Quindi attenzione, che se uno vuole la macchina a posto, quando accendete il quadro devono accendersi tutte le spie di funzionamento, perché c'è qualche bestia che è stata capace di togliere anche le lampadine. Quindi accendere il quadro, controllare tutte le spie di funzionamento, quando si mette in moto o quando si aspetta un attimo devono spegnersi le spie, quindi questo è normale. Se rimane accesa non mi dicono è un contatto il coso, perché potrebbero essere dei costi elevati. Quindi questi, a parte questi due piccoli segreti di questa macchina, mi sento di dirvi di comprarla tranquillamente in scioltezza, perché veramente veramente è un buon motore. Ragazzi, trovare un 300 è un'altra cosa, è completamente. Il 300 ha 220 cavalli con la testata 24 valvole, quindi è un motore. Trovarlo poi addirittura col cambio manuale sarebbe veramente veramente il top. I cambi automatici Mercedes dell'epoca, come anche negli anni successivi, lasciando perdere quelli moderni, andavano veramente bene, erano dei 4 marce i cambi automatici di questa macchina. Diciamo che sul 200 già non è un tiro di schioppo, in più lo premio col cambio automatico, non è un grosso problema su questa macchina, perché comunque, come abbiamo detto prima, è votata molto al comfort. Però secondo me il cambio manuale è sempre un toccasana, ecco, vi può risparmiare qualche rogna, a parte le frizioni che strappano, possono tentare a strappare un pochino a caldo, ve ne accorgete, perché senza accelerare o accelerando poco, voi rilasciate la frizione piano, per muovervi piano sentite che trema, può tremare un po' la macchina, quindi hanno il vizio un pochettino di strappare, però si risolve con qualche centinaia di euro, sì, qualche più di qualche centinaia di euro, però diciamo che non è un intervento troppo oneroso e ci può stare. Per il resto, ragazzi, godetevela, spero che vi sia piaciuta la puntata. Se avete qualche domanda, nel limite del possibile, siete molti, però rispondo a tutti via mail. Vi do un grandissimo abbraccio, fatemi sapere se vi piace e al prossimo video. Ciao!